a lui, però è stato... Qual è la situazione oggi nella Terra dei Fuochi? È cambiato qualcosa? Ci sono delle aperture rispetto a una soluzione? Buonasera a tutti, principalmente grazie per avermi invitata. Sono felice qui a parlarvi un po' della storia della Terra dei Fuochi, che probabilmente verte sulla zona nord di Napoli e meno su questi territori, per fortuna direi. Il problema è attuale, oggi è riportato sulla stampa. Noi sono 7 anni che stiamo lottando per portare alla luce quello che è il problema dei rifiuti, ma non i rifiuti, quelli domestici, ma i rifiuti industriali. Il vero dramma della Terra dei Fuochi è quello. In effetti si è parlato del decreto della Terra dei Fuochi, noi l'abbiamo soprannominato il decretino, perché effettivamente è vuoto, ha semplicemente i proclami. Noi siamo abituati ad avere la presenza sul territorio delle istituzioni, cioè vorremmo le istituzioni, ma purtroppo abbiamo solo i proclami. La politica parla con noi a mezzo stampa. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è la consapevolezza da parte degli altri cittadini di quello che cos'è la Terra dei Fuochi, e non è il rifiuto domestico. Io questo tendo a sottolineare e far sì che possa entrare nella nostra coscienza, perché il rifiuto cosiddetto della nonna non ha mai fatto male a nessuno. C'è una professoressa che ha fatto un lavoro molto bello, molto importante con i suoi ragazzi, è la professoressa Concetta Picone, che ci ha raggiunto anche qui stasera con i suoi allievi dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli. Com'è, in base alla sua esperienza da mamma prima di tutto, la vita di una ragazzina di 13 anni nella Terra dei Fuochi? Vivere nella Terra dei Fuochi significa non poter tenere le finestre aperte d'estate, quindi respirare un'aria malsana continua che ti stringe la gola e ti fa star male. E non godere di quelle che sono le bellezze naturali. Noi viviamo in una campagna, quindi invece di respirare aria salubre respiriamo questa aria insalubre che ti fa star male, ti fa vomitare, non hai le possibilità di refrigerarti come vorresti con un'aria campestre. Da questo punto lei si è molto interessata alla questione delle ecoballe. Esistono soluzioni alternative per lo smaltimento delle stesse? E se esistono, secondo lei perché non sono state prese in considerazione? Io parto dal presupposto che sono una cittadina semplice, normale, che vivendo nella Terra dei Fuochi con la questione delle balle ha iniziato un attimino a capire di che cosa stiamo parlando. E quindi ci siamo documentate. Documentandoci abbiamo contattato persone della materia, il quale hanno studiato e hanno presentato un progetto che si chiama il distretto del riciclo. Perché in quelle balle, come ho detto, ci sono tutte queste materie. Parliamo di materie, non parliamo di rifiuti. Non esiste il rifiuto, ma una materia. Quindi si può recuperare tutto da quelle balle. Il problema è politico. Se non c'è volontà politica, non si va avanti, non si gestisce un territorio. Purtroppo la politica oggi pensa solo all'arricchimento, alla lobbistica degli inceneritori. Che cos'è che la spinge con così tanta determinazione ad andare avanti nella sua battaglia? Come mamma ho una responsabilità prima. Ho messo al mondo dei figli e in quanto tale ritengo opportuno difendere i miei figli. In quanto tale mi sento figlio della terra e anche madre della nostra terra. E quindi quello che mi spinge ad andare avanti è la protezione e la difesa del territorio. Io non posso annullare me stessa se non difendo il territorio. Se io non mi guardo intorno e non vedo, vivo per inerzia. Bene. L'importante è anche proprio riprendere il legame, riprendere, diciamo, capire questa responsabilità verso la propria terra. Le tradizioni vengono tramandate. Se vogliamo che le tradizioni vadano avanti, anche la tradizione della nostra terra. Per vivere abbiamo bisogno dell'aria, del mangiare, dei cibi che debbano essere buoni, non quegli artefatti. Si parla di OGM, no? Cioè questa corsa a fare qualcosa di rinnovamento che però alla fine sta distruggendo quello che è il vero senso della vita, perché alla fine questo è.